Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza Covid-19. Dopo la positività di 5 dipendenti dello stabilimento Playa Blanco a Fossa Cesia, il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio invita ad evitare allarmismi, controlli costanti da parte di forze dell'ordine e da parte dell'ASL, che proprio questa mattina ha effettuato i tamponi di controllo ai dipendenti e alla proprietaria del locale. Ascoltiamo allora il sindaco di Fossa Cesia, intervistato da Paolo Renzetti, e la proprietaria del Playa Blanco, Patrizia Spadano, raggiunta telefonicamente perché in quarantena da Alfredo Primante. Il servizio. Sindaco, è giusto anche lanciare un messaggio alla cittadinanza: non c'è nessun allarme a Fossa Cesia? Non ci sono problemi per i frequentatori, così mi dice la ASL, se non per quelli che hanno avuto contatti diretti con queste persone che comunque erano all'interno e non al bar. Detto questo, devo dire, siamo in una località dove la sicurezza ha livelli altissimi, grazie alle forze dell'ordine che sono mattina e sera a controllare perché c'è una movida che è venuta fuori, ma bisogna anche aggiungere che la decisione è stata presa dal governo di far ballare in tutti i locali italiani, e questi problemi si verificano in tutti i locali italiani, basta leggere i giornali o vedere le televisioni. Quindi sicurezza assoluta, abbiamo preso gli steward sulla spiaggia per garantire sulla spiaggia libera la distanza l'uno dall'altro. Non ci sono problemi, bisogna stare però attenti, e io ne approfitto e lo faccio anche a nome di tanti sindaci italiani che sono preoccupati, che svolgono il loro dovere fino in fondo, che chiedono sicurezza, che sguinzagliano gli agenti della polizia locale. Ai giovani dico: attenzione, mettetevi la mascherina, perché la mascherina significa una cosa sola: garantirsi la salute e stare uno distante dall'altro. Tra l'altro l'amministrazione comunale di Fossa Cesia, il sindaco, la giunta sono andati davanti ai locali 2 settimane fa e hanno consegnato circa 400 mascherine a coloro giovani che non l'avevano. Patrizia Spadano, la titolare di Playa Blanco, il locale di Fossa Cesia che è chiuso perché ci sono stati dei casi positivi di Covid, tra cui proprio la signora Patrizia. Io la ringrazio per aver accettato la nostra telefonata e queste interviste. Allora, signora, come dicevo, lei è positiva insieme ad altri 4, se non vado errato. Ci può raccontare che cosa, come avete scoperto di essere positivi? Per uno scrupolo, avendo un locale in piena movida, cioè abbiamo, per far stare tranquilli i ragazzi, abbiamo deciso di fare questo tampone. Questo tampone venerdì ci sono arrivati i primi risultati, che erano tutti negativi, e praticamente noi eravamo quasi presi dall'entusiasmo di questa cosa, perché chiaramente lavorando tutti insieme, una parte negativi, il giorno dopo di sabato una parte positivi, è stato abbastanza sconcertante. Tenga presente che mio marito è negativo, quindi questo è veramente assurdo, quindi io non si capisce com'è possibile una roba del genere. Non so assolutamente, noi abbiamo, al momento che chiaramente l'abbiamo scoperto, e cioè io mi sono attivata nel giro, io l'ho scoperto sabato sera alle 6 di sera, 5 e mezza, 6, io alle 7 avevo chiuso il locale. Questo è stato il nostro atteggiamento di assoluta tempistica e onestà. Voi avete effettuato a vostre spese i tamponi presso un laboratorio privato? E adesso sarà la ASL chiaramente a ripetere i tamponi. Ci ha messo in quarantena, adesso è venuta la ASL, 5 giorni fa è venuta la ASL a farmi il tampone di verifica, e praticamente adesso, da questo momento, noi siamo comunque tutti in quarantena già da sabato. Appena l'abbiamo saputo ci siamo messi da soli, no, in quarantena. Però da questo momento è ufficiale che scatta la quarantena. L'ASL ha rifatto i tamponi a tutti quanti noi, quindi adesso aspetteremo l'esito di questa cosa e valuteremo. Quei 14 giorni dobbiamo stare a casa, ecco, questa è la prassi. Chiaramente il locale resterà chiuso. Sì, oggi pomeriggio verrà sanificato. Oggi pomeriggio verrà fatta la sanificazione da una ditta certificata, sia dentro che fuori, la prima sanificazione, perché se mai dovesse essere che
che riapriamo intorno al 22, perché prima del 22 teoricamente noi non usciamo dalla quarantena, verrà fatta un'altra sanificazione prima dell'apertura. Onestamente a me la cosa che mi preoccupa è il fatto che noi siamo tutti quanti asintomatici, ma tutti, quindi non c'è uno di noi che ha un minimo di febbre oppure una tosse, una dissenteria, non lo so, qualsiasi cosa, niente di tutto questo. Quindi questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché vuol dire che se facciamo dei tamponi a tappeto su tutto il territorio, non lo so quanti ce ne siamo. Quindi tutti gli avventori che sono venuti al bar e pensano di aver avuto dei contatti ravvicinati con me soprattutto, quindi tutti i ragazzi che lavorano al bar e quindi che servono i cocktail, che fanno, sono negativi. Quindi questa è una notizia che volevo dare perché così almeno anche un po' di tranquillità in più per le persone che sono venute al locale. Quello che posso dire è che mi dispiace che le cose sono andate così, però onestamente mi sento di aver avuto un atteggiamento onesto rispetto ai miei dipendenti in primis e poi anche a tutti gli altri. Rimaniamo sulla questione contagi, stavolta nella ditta Avicop di Controguerra. Dopo aver accertato venerdì la positività al Covid-19 di alcuni operatori dell'Avicop, sono stati eseguiti tamponi su tutti gli altri dipendenti. I risultati hanno individuato ulteriori 5 persone positive al coronavirus. Come da protocollo, la ASL Teramana sta tracciando tutti i contatti dei Covid positivi che nel frattempo sono stati immediatamente isolati e sottoposti ai controlli clinici. L'ASL continuerà comunque a monitorare in stretta collaborazione con l'azienda interessata l'eventuale evoluzione della situazione. Come ci dicono queste notizie, il virus è ancora presente sul nostro territorio, non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna anche iniziare a ragionare sulla ripartenza. Il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Abruzzo questa mattina ha presentato il documento per il rilancio economico della Regione Abruzzo. Il CTS è un organo consultivo che ha il compito di presentare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte per fronteggiare l'emergenza socio-economica legata alla pandemia. È composto da 10 esperti in materia economica, fiscale, giuridica, con approfondita conoscenza del tessuto produttivo regionale. E allora, per scoprire cosa è contenuto in questo documento, andiamo in diretta a Montesilvano, dove c'è per noi, lo vedete collegato, Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. C'è un problema con il collegamento, un problema tecnico, allora nell'attesa di ristabilirlo proseguiamo. Ci siamo, possiamo tornare allora, eccoci qua in diretta da Montesilvano, allora di nuovo buon pomeriggio, linea a voi. Sì, grazie Giuseppe, credo che ora non ci siano problemi, grazie al dottor Benigno D'Orazio, presidente del Comitato Scientifico della Regione Abruzzo. Questa mattina in conferenza stampa a Pescara è stato presentato questo documento che avete messo a disposizione della Regione. Vogliamo parlare e capire quali sono i tratti salienti e preponderanti di questo documento, presidente. Sì, è difficile sintetizzare quello che è già stato sintetizzato in 35 cartelle che a monte hanno uno studio ben più ponderoso. Purtuttavia mi sento di poter dire che innanzitutto è stato un lavoro collegiale che abbiamo fatto tutti quanti insieme, questo è un fatto molto positivo, un gruppo molto forte, devo fare i complimenti ai politici che hanno individuato delle persone veramente capaci e competenti nei vari settori. L'idea di fondo è di aiutare il sistema economico, ovviamente, l'idea di fondo è di utilizzare strumenti anche innovativi. Se vogliamo, c'è anche l'aspetto sociale della vicenda che non viene trascurato, potendo diventare da problema una risorsa della regione. Faccio un esempio
come dire, diciamo calzante in questo in questi termini. Abbiamo stabilito, abbiamo detto alla politica di fare l'abbattimento delle barriere architettoniche insieme all'ecobonus e al sisma bonus. Questo significa aiutare i più deboli, ma significa dare anche un grande impulso all'edilizia pubblica e privata. Quindi diciamo che dietro l'azione economica c'è anche un pensiero per le parti più deboli della società. Si parla tanto di questa nuova fase, il Cura Abruzzo 3, che riguarderà la nostra regione. È fondamentale, Presidente, comunque un sostegno al commercio, al terzo settore, per quanto riguarda proprio l'economia, la ripartenza dell'economia della nostra regione, è così? Sì, noi abbiamo apprezzato tante diciamo, iniziative che sono provenute dal Consiglio regionale, però ci sentiamo di fare delle raccomandazioni. Una è di straordinaria importanza semplificare le procedure, far arrivare i fondi nei tempi giusti e soprattutto dare risposte nei tempi giusti. In questi casi il tempo è determinante perché le imprese rischiano di morire se non sono già morte e intervenire qualche mese dopo significa non aver fatto nulla, aver buttato dei soldi peraltro. Per quanto invece riguarda il complesso delle iniziative, noi pensiamo che sia pur nell'emergenza sia necessario avere un'idea strategica di sviluppo della regione. Cioè senza un'idea di fondo diventano iniziative un po' a spot che rispondono a esigenze territoriali ma non hanno una visione un po' di medio-lungo periodo. Io penso che anche nell'emergenza si può avere questo sguardo un po' più ampio e abbiamo fatto degli esempi in questi termini. Questo documento, Presidente, c'è grande spazio per l'istruzione, per la cultura, l'università e le scuole. Sì, è sempre la stessa cosa, l'università sono un grande patrimonio di questa regione, ce ne sono tre, noi dobbiamo far tesoro di questo patrimonio e cercare da lì di trarre anche dei vantaggi economici. Noi abbiamo detto che investire sulla ricerca, investire sullo studio, investire sulla ricerca applicata alle imprese significa mettere in campo una serie di iniziative di grande valore, quindi hanno un carattere di assoluta primarietà nelle azioni che proponiamo alla Regione. I tempi di realizzazione di questo che possiamo chiamare progetto, comunque che voi avete messo diciamo, nelle mani dell'istituzione regionale? Noi dovevamo fare il nostro lavoro in un anno, l'abbiamo fatto in due mesi lavorando anche ad agosto perché fino a ieri stavamo limando il documento, quindi abbiamo percepito la necessità di dare risposte veloci, ci siamo attrezzati e io devo ringraziare i membri del comitato che hanno lavorato volontariamente a questa iniziativa con grande spirito di dedizione e di sacrificio, cogliendo il momento difficile della regione perché non possiamo stare lì ad aspettare settembre che magari accadano problemi di vario tipo senza aver messo in campo delle medicine, diciamo così, degli strumenti. Noi abbiamo fatto questa cosa, adesso sta alla politica, alle istituzioni con cui abbiamo rapporti ottimi, utilizzare quella documentazione e perché no approfondirla e farne tesoro ai fini dell'azione quotidiana. Quindi noi auspichiamo che ci sia un'attenzione, poi è chiaro che non tutto può essere recepito, ma quantomeno l'attenzione dovuta credo che sia necessaria. Prima di dare la linea allo studio a Giuseppe Dintino per una domanda, considerazione, domani ci sarà una conferenza stampa del centro-sinistra per fare un po' il punto della situazione proprio alla vigilia anche del Ferragosto, di quello che è stato fatto fino ad oggi dalla Giunta regionale e ci sono già delle critiche nei vostri confronti, si parla di nessun contenuto nel documento del Comitato Tecnico-Scientifico, lei cosa si sente di rispondere? Ma forse non è stato letto, magari lo invierò, ma dire si può discutere, si può pensare che ci siano... Nessuna proposta concreta, così è scritto nel... Noi per esempio abbiamo detto che l'idea strategica di sviluppo della regione, Abruzzo, regione del benessere, è una proposta non solo concreta che ha delle diramazioni concretissime già sviluppate nel documento. Poi capisco la politica perché
per quello che mi riguarda abbiamo fatto un lavoro che va al di fuori delle parti. Capisco la dialettica politica, noi avevamo pensato questo strumento un po' come al di sopra delle parti, poi magari i gruppi di opposizione, per motivi a me ignoti, hanno da prima votato a favore di questo comitato e successivamente non hanno designato i loro membri, quindi sono dinamico, ognuno sceglie di fare politica come vuole, noi rispettiamo. Magari speriamo che al di là della dialettica politica ci sia il rispetto anche del lavoro che fanno gli altri, in questo caso volontariamente e senza remunerazione alcuna. Giuseppe, a te la linea per una domanda con il presidente Benigno D'Orazio. Sì Paolo, la mia domanda riguarda i fondi. Questo programma presentato questa mattina per il rilancio socio-economico dell'Abruzzo, quanto vale e sarà finanziato esclusivamente dalla Regione o magari verranno utilizzati anche i fondi europei? In questa fase noi abbiamo delineato le linee guida e i principi cui attenere l'azione amministrativa e normativa del governo e delle istituzioni regionali. Se vedete l'ultima pagina del documento c'è scritto che il prossimo passaggio sarà la riprogrammazione e la rimodulazione dei fondi regionali ed europei. Quindi sì, prima vorremmo che fossero applicati questi principi, questa idea di fondo e poi in quella fase si va alla, come dire, alla comprensione, a stabilire quelle che sono delle azioni concrete. La rimodulazione dei fondi europei vale 500 milioni di euro, per quello che riguarda le azioni che noi mettiamo in campo ce ne sono tante che sono a costo zero ma che da un punto di vista di impatto economico sono veramente rilevanti. Faccio un esempio per tutti: se si semplifica la macchina burocratica e si fa una legislazione di emergenza per come dire, contenere i costi burocratici delle azioni amministrative regionali, solo questo varrebbe centinaia di milioni di euro. Quindi diciamo che i conti vanno fatti una volta che la politica ha attuato, se ritiene di farlo, le azioni che abbiamo proposto. Paolo, linea a te per la conclusione del collegamento. Perfetto, grazie, grazie a te Giuseppe, io ringrazio sentitamente anche perché siamo ad ora di pranzo il presidente del Comitato Scientifico della Regione Abruzzo, il dottor Benigno D'Orazio, grazie per aver accettato il nostro invito e aver illustrato ai nostri telespettatori questo documento che è stato presentato questa mattina a Pescara. Grazie ancora, buon lavoro e grazie a Claudio Di Giulio Antonio per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie al presidente D'Orazio, grazie a Paolo Renzetti. Rientriamo in studio e cambiamo argomento, ci occupiamo di politica in vista delle amministrative di Chieti che si terranno il 20 e il 21 di settembre. Il candidato sindaco Paolo De Cesare, sostenuto da 4 liste civiche, ha annunciato che qualora fosse eletto riaprirà il teatro Supercinema e questo senza gravare sulla spesa pubblica. La società Multicinema infatti è disposta a investire. Vediamo il servizio. Chieti riavrà il suo cinema, parola del candidato sindaco Paolo De Cesare. La struttura in questione è il Supercinema, che è chiuso, fatta eccezione per sporadici eventi, da oltre 10 anni. Riportare la vita a Chieti vuol dire anche ridare nuovamente funzione e riqualificare una struttura così importante come il Teatro Supercinema, che sono oltre 10 anni che è chiuso e che non svolge la propria funzione di cinema. Noi non solo all'interno della nostra agenda del fare abbiamo come priorità riaprirlo, ma sappiamo anche come farlo a zero costi per i cittadini di Chieti. E il modo per non far ricadere i costi sui chietini è ricorrere a investimenti privati. Colui che si autodefinisce un imprenditore prestato alla politica è già d'accordo con il titolare di Multicinema, la società che già gestisce il Multiplex H di Spoltore. Multicinema dovrebbe riqualificare il Supercinema, che necessita più di un ammodernamento tecnologico piuttosto che di lavori edili. L'edificio infatti sarebbe strutturalmente solido. Io con Paolo ho fatto anche un sopralluogo e il cinema sì è in buono stato, però oramai i cinema moderni hanno delle prerogative che sono indispensabili, quindi bisognerebbe innanzitutto, ormai si viaggia con il digitale e quindi bisognerebbe sicuramente reinvestire sull'impianto audio video, che è ovviamente per ovvi motivi obsoleto, come Paolo ben sa
o addirittura inesistente. E poi ovviamente sul comfort e sui servizi. Per riammodernare un cinema così, che ormai da 10 anni chiuso, ci vuole una bella cifra. È un investimento molto importante. De Cesare, che intende intitolare il cinema teatino a Nicola Mario Cucullo, il sindaco che lo acquistò e lo rese proprietà del comune, ha tra le sue priorità anche quella di realizzare un parcheggio nel centro città. Una delle priorità, ancor prima del supercinema, è quello di realizzare un parcheggio in centro storico che risolva tanti problemi, ma così come dal punto di vista della mobilità e dal punto di vista urbanistico riorganizzare tante cose. Ci occupiamo ancora dei disagi causati dall'emergenza idrica. Resteranno chiusi fino al 17 agosto i rubinetti di Aca in 30 paesi della provincia di Pescara, Chieti e Teramo, per cercare di arginare quella che è una vera e propria emergenza siccità. Intanto in alcuni paesi è già polemica, vediamo perché. Sono 30 i comuni di 3 province su 4 della nostra regione che dal 7 al 17 agosto dovranno avere a che fare con la riduzione o chiusura della distribuzione idrica da parte di Aca. Infatti, secondo l'azienda comprensoriale acquedottistica, la situazione è tutt'altro che incoraggiante, poiché le falde hanno poca acqua e per questo si è deciso di stilare una tabella con la nuova programmazione di chiusura idrica e non si escludono nuove proroghe nel caso dovesse proseguire questo periodo di siccità. Per questo Aca ha ribadito ancora una volta di limitare il consumo di acqua potabile agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici, ricordando che è vietato lavare con acqua potabile le aree cortilizie, piazzali, veicoli a motore, innaffiare giardini, orti e piante, riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino, infine di tenere aperte fontanelle a getto continuo. I maggiori disagi si avranno nella provincia di Pescara, dove 22 comuni su 46 vedranno il flusso di acqua dei propri rubinetti ridursi. Difficoltà si registrano già sul territorio comunale di Città Sant'Angelo, uno dei comuni più penalizzati dalla nuova calendarizzazione. Il sindaco Perazzetti ha chiesto già più volte ad Aca una soluzione per una problematica che ormai va avanti da diversi anni, soluzione che potrebbe arrivare dal piano triennale delle opere pubbliche, dove è previsto un nuovo serbatoio a Villa Cipressi. Sono 7 i comuni in provincia di Chieti, per un totale di circa 50.000 cittadini che rimarranno a secco. Nel capoluogo teatino l'erogazione verrà completamente interrotta dalle 22 del 12 agosto alle 6 del 13 agosto per un totale di 37.000 persone a secco, mentre allo scalo sono previste riduzioni tutti i giorni. Alla luce dell'ennesimo disagio, oggi pomeriggio ci sarà un incontro nella sede H di Pescara tra una rappresentanza di cittadini di Chieti Scalo e il presidente Giovanna Brandelli. Il tema H sta caratterizzando anche la campagna elettorale per le prossime amministrative di Chieti, con il sindaco uscente Umberto Di Primio che ha chiesto ad H investimenti certi ed immediati per la città. Criticità anche ad Atri, unico comune della provincia di Teramo a gestione H. Qui saranno circa 10.000 gli abitanti interessati dalla chiusura e riduzione dei flussi idrici. La tabella aggiornata e dettagliata con i giorni e orari di chiusura è consultabile sul sito www.h.pescara.it. E a proposito dell'acqua abruzzese, l'Osservatorio indipendente per l'acqua del Gran Sasso torna sui ritardi nella messa in sicurezza dell'acquifero sotto gestione commissariale da un anno. Per le associazioni che compongono l'osservatorio, la politica ha la responsabilità dei ritardi. Vediamo il servizio. È una critica a tutto campo quella che l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso muove agli amministratori locali rispetto ai ritardi per la messa in sicurezza dell'acquifero. Nel mirino dell'osservatorio, che riunisce le associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wireless, ARCI, Pro Natura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI e Italia Nostra, ci sono soprattutto il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Teramo nonché presidente di ANCI Abruzzo Gian Guido D'Alberto. Inutilmente, scrive l'osservatorio in un comunicato, avevamo ricordato come le gestioni commissariali non sono la soluzione di tutti i problemi, come dimostra il precedente commissariamento Balducci. E altrettanto inutilmente, continua ancora il comunicato, avevamo suggerito che ad occuparsi della questione fossero coloro che hanno avuto dai cittadini abruzzesi il mandato di governare. Oggi ci si accorge che dopo i mesi di ritardo accumulati per la nomina, continuano le associazioni, ne sono stati accumulati altri 9 dopo la nomina e il commissario non ancora né la struttura né la sede. Per la verità lo si sapeva da tempo, continua il comunicato, visto che lo aveva evidenziato lo stesso commissario a Teramo nella sua prima uscita pubblica. Nel frattempo, continua l'osservatorio indipendente, i problemi sono ancora tutti lì.
Neppure un litro di sostanze pericolose stoccate nei laboratori di fisica nucleare è stato rimosso, non si è ancora individuata una strategia da adottare per isolare le gallerie e i laboratori dell'acquifero, si continuano a buttare 100 litri di acqua al secondo prelevati dai punti di captazione intorno ai laboratori e nel frattempo si va alla ricerca di nuove sorgenti in quota da captare senza alcun rispetto dei più elementari principi di sostenibilità. In più, conclude il comunicato, il sistema di allerta per individuare possibili elementi inquilanti nella nostra rete dell'acqua potabile, per quanto moderno e efficiente, è costoso e come sempre a carico dei cittadini. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, sempre più vicino al momento della verità per scoprire quali saranno le squadre che si salveranno e rimarranno in Serie B e quelle invece retrocesse alla Serie C. Questa sera alle 21 gara d'andata di play-out per il Pescara all'Adriatico Cornacchia contro il Perugia con la direzione di gara di Marinelli di Tivoli al VAR Pezzuto di Lecce. Nel Perugia l'allenatore Massimo Oddo è senza Angella, Rajkovic e Di Chiara, ma recupera Buonaiuto e Melchiorri. Il primo andrà in panchina, il secondo è in ballottaggio con Falcinelli per un posto in attacco. Nel Pescara sono out Balzano e Drudi. Convocati Del Grosso, che andrà in panchina, e Bettella, che è il grande dubbio di Sottile. Il difensore infatti è stato debilitato da uno stato influenzale. Se non ce la farà, spazio a Scognamiglio. Per il resto, squadra fatta con Zappa, Campagnaro e Masciangelo a completare la difesa, mediana con Busellato, Palmiero e Memuscià. In avanti ci sarà Pucciarelli con Galano e Maniero. La presentazione nel match nelle parole del tecnico biancazzurro Andrea Sottil. Perugia ha sicuramente dei giocatori importanti su tutti i reparti, qualcuno l'hanno perso, qualcuno è squalificato, chiaramente là davanti hanno una batteria di attaccanti molto molto importante, ma saremo pronti a controbattere sicuramente. E noi arriviamo bene a questa sfida, abbiamo dei giocatori che assolutamente possono mettere in difficoltà chiunque, come hanno già dimostrato. L'importante è che vadano in campo con la testa libera, spensierati e giochino a calcio, perché quando lo fanno bene. Ma beh, Massimo Oddo è di Pescara, quindi sicuramente qui ha ricordi bellissimi, la sua città sarà sicuramente per lui una condizione mentale, diciamo emozionale, sicuramente importante. Io ho allenato a Gubbio, non lo posso ritenere un derby. Io oggi sono assolutamente concentrato da quando sono arrivato a chiudere e a centrare l'obiettivo, quindi dobbiamo farlo assolutamente, abbiamo il dovere di fare due partite di livello, ma soprattutto due prestazioni di grandissimo livello, molto convinti e decisi a centrare l'obiettivo. Dobbiamo colpire, ma sarà sicuramente anche una partita molto tattica, però nella tattica, quando c'è da tirar fuori il famoso fioretto, no? E l'osare, bisogna tirarlo fuori, cioè, e quando c'è da tirar fuori la clava, bisogna tirar fuori la clava. Questa è un po' la metafora, perché se tiriamo solo clavate o se è solo fioretto non va bene, quindi è lì, no? È lì, capire quando devo affondare il colpo e leggere i momenti della partita, che sono tante. Questa è qua, però torna sempre la testa, è sempre la testa che comanda, e i giocatori di esperienza devono ancora più mettersi a disposizione, devono guidare i giovani, insomma ci deve essere un continuo parlare in campo, però la parola chiave è giocare senza nessun tipo di remora, di paura. I tifosi li ho sempre apprezzati, perché ti dicono le cose in faccia, ti dicono le cose che pensano, e giustamente oggi non possono essere contenti, però poi hanno dimostrato di essere lucidi e intelligenti, è un'ennesima dimostrazione di attaccamento, cioè stringiamoci tutti, però chiaramente bisogna dare delle risposte forti. Lo so che sono 180 minuti di fuoco, ma io penso che la squadra sia pronta e abbia recepito questo messaggio bene. I ragazzi l'hanno recepito bene e penso che sia anche giusto, ti dico che penso che sia anche giusta questa cosa qui.
Sì, ma spero e sono sicuro che i tifosi ci siano più vicino possibile, non so in quale modo, ma abbiamo bisogno di loro, perché sono sicuro che vedendo e conoscendo la tradizione di Pescara, la passione, ci sarebbe uno stadio molto, molto gremito, molto, molto pieno, perché hanno fatto anche un comunicato che mi è piaciuto, di vicinanza, no? Questo dimostra intelligenza e attaccamento, soprattutto in questo momento. E la partita di andata dei playout del Pescara contro il Perugia, ovviamente potrete seguirla questa sera su TV6 con diretta stadio. Termina qui questa edizione del TG6, l'informazione torna alle 19 e tutti i servizi che avete visto potete recuperarli online sul nostro canale YouTube, sul sito www.tv6.it. Grazie e buon pomeriggio.